Siamo sempre qui ad Ecomundo, a Rimini, con Massimo Centemero, direttore del CIG, il Consorzio Italiano Compostatori. Prima di tutto, cos'è il compost? Il compost è un prodotto derivato dalla trasformazione dei rifiuti organici. Per rifiuti organici intendo gli sfalci, le potature dei nostri giardini e l'umido da raccolta differenziata. Questi sono i due materiali più presenti come feedstock per la produzione di compost. Il compost è un fertilizzante che viene utilizzato organico, che viene utilizzato nel giardinaggio, nell'agricoltura di pieno campo, in viticoltura, insomma è un fertilizzante che viene utilizzato commercialmente in tutti i settori agricoli. Adesso appunto la legge italiana è all'avanguardia sulla questione dei sacchetti non di plastica ma appunto di materiale riciclabile come compost. Qual è la situazione in Italia? Perché appunto le ultime ricerche danno un 60% ancora di sacchetti di plastica. Sì, allora l'Italia è paese leader nella proposta, devo dire che l'hanno copiata in diverse parti del mondo, addirittura la Cina ci sta pensando, nella produzione e imposizione di sacchetti compostabili, quindi aderenti a quello che è poi il compostaggio, quindi il settore, quindi pensando a quello che è l'end of life, quindi il fine vita di questi materiali, no? Che se compostabili si trasformano in compost, quindi in questo fertilizzante organico. Certo, purtroppo c'è da registrare che dopo alcuni anni in cui la norma è cogente, quindi c'è l'obbligo di fare la raccolta differenziata in sacchetti compostabili, purtroppo ancora il 40% dei sacchetti non sono compostabili e questo è un danno un po' per tutti, è un danno soprattutto per il settore, perché poi la plastica deve essere estratta durante il processo di compostaggio e poi smaltita, quindi con evidenti costi di smaltimento. Ci saranno delle sanzioni adesso per quegli esercenti che non utilizzeranno questi tipi di sacchetti? Ma più che gli esercenti, devo dire per il cittadino, per i comuni che organizzano raccolte differenziate fornendo il materiale compostabile, non fornendo materiale compostabile o comunque non facendo campagne comunicative adeguate. Quello probabilmente potrebbe essere oggetto di sanzione. Certo è che chi fa raccolta differenziata senza il sacchetto, o meglio con i sacchetti ancora in polietilene, è oggetto di possibile potenziale sanzione, quello sì, è fuori legge. Esistono i compostatori domestici, effettivamente funzionano e per quale tipo di casa funzionano? Ma il compostatore, il compostaggio domestico funziona nel momento in cui un cittadino fa un fai da te, quindi il cittadino col pollice verde ricicla soprattutto gli scarti del giardino, della casa propria, in un'area che è lo stesso giardino in cui trasforma questi scarti organici. Però si è visto che su ampia scala il compostaggio domestico non può garantire chiaramente un'efficacia al 100%, non va a coprire il 100% della popolazione, ma può coprire alcuni punti percentuali, 1, 2, 3, 4, 5% della popolazione può fare il compostaggio domestico, essendo un'iniziativa virtuosa e soprattutto volontaristica. La situazione in Italia invece sul compost, cioè rispetto al nord, sud e centro Italia? La situazione è un po' particolare, perché abbiamo un nord con percentuali di raccolte differenziate molto alte e con percentuali di raccolte differenziate del rifiuto organico molto alte, e un sud dove le raccolte sono un po' a macchia di leopardo, quindi non so, alcune zone della Campania c'è una buona raccolta del rifiuto organico, in alcune zone della Sicilia non esiste assolutamente. E non esistono assolutamente, questo è una criticità assoluta, gli impianti di trasformazione nel sud Italia. Quindi questo è la sfida dei prossimi anni, quindi costruire impianti nel centro e nel sud Italia in modo tale da trasformare il rifiuto a chilometro zero, quindi far fare il rifiuto pochi chilometri nella trasformazione. Questa è la parte più importante.